Buongiorno mister, la sua squadra è reduce da due larghe vittorie con quella di Chiavari e in casa con la Reggiana. Questi sei punti ottenuti con 12 gol realizzati possono in qualche modo condizionare la squadra portando ad un calo di tensione oppure potrebbero dare ulteriore slancio? Ma noi abbiamo la consapevolezza di essere cresciuti, ma è solo l'inizio di un percorso molto lungo, difficile, tortuoso come un campionato di Serie B. E di conseguenza siamo felici di aver fatto dei progressi, ma sappiamo che dobbiamo ancora migliorare tanto per affrontare un campionato che è ancora lunghissimo e di conseguenza abbiamo la consapevolezza, insomma, che abbiamo dato dei segnali, ma a questi segnali bisogna dare ulteriori conferme quotidianamente e in ogni gara che andremo ad affrontare. Domani si affronteranno il miglior attacco e la miglior difesa di questo campionato. Che gara si aspetta? È una gara difficile perché lo facevo notare anche ai miei ragazzi e non dimentichiamoci che il Chievo l'anno scorso ha giocato la semifinale dei playoff vincendo la gara d'andata per 2-0 e perdendo quella del ritorno 3-1. Quest'anno ha riapprocciato molto bene il campionato, è una squadra che a parte una sconfitta interna con la Salernitana tra l'altro dove non meritava di perdere ha sempre fatto molto bene e di conseguenza vedo una squadra solida che sa giocare a calcio, che prende poche gol, che comunque costruisce occasioni per farne e dunque sappiamo di affrontare una squadra che non dimentichiamoci che 2 anni fa era in Serie A e che l'anno scorso ha fatto la semifinale dei playoff e che quest'anno potenzialmente con una partita a recuperare e se non avesse pareggiato col Pordenone al 91esimo potenzialmente era la prima in classifica. Quali sono le caratteristiche tecnico-tattiche del Chievo? Ma gioca un 4-4-2 molto evoluto, nel senso che è una squadra compatta in fase di non possesso dove lavorano tutti, in fase di costruzione alterna movimenti per creare superiorità numerica, si vede che è una squadra che lavora dal punto di vista tattico, sa svilupparne bene le proprie cose, è ordinata e coesa, è una squadra come dicevo prima difficile da affrontare perché ha un'ottima struttura e dei buonissimi giocatori. Per quanto riguarda la lista dei convocati, quali sono le condizioni di Gabriel e Meccariello? Sono in grado di giocare? Sì, hanno completato la rifinitura oggi, dunque sono a disposizione e sono convocati per la trasferta di Verona. 5 risultati utili consecutivi, si può dire che la squadra ha intrapreso la strada giusta? Ma riprendo un po' il discorso di prima, siamo felici di questo, sicuramente di queste 5 partite, dove sicuramente siamo cresciuti, ma sappiamo che dobbiamo fare ancora tantissime cose e questa squadra deve dimostrare ancora tanto di come può alimentare questo periodo positivo il più a lungo possibile e questo è un ulteriore step di crescita che dobbiamo affrontare appunto quotidianamente, a cominciando dalla partita appunto di Verona. Da domani al 4 gennaio si intensificherà il ritmo del campionato con 9 incontri prima della sosta. Quanto sarà importante questo periodo? Ma è sicuramente un periodo importante perché al 4 gennaio, quando giocheremo l'ultima gara, avremo disputato 17 partite, dunque quasi un girone d'andata che andremo a completare poi successivamente a gennaio e di conseguenza sicuramente sarà uno step importante per valutare cosa saremo stati in grado di fare, quali saranno stati i miglioramenti e le cose invece che dobbiamo sviluppare meglio e giocheremo spesso e di conseguenza ci sarà bisogno veramente di tutta la rosa e di conseguenza è un bel segnale per tutto il gruppo perché come dico spesso insieme siamo più forti e questo periodo sicuramente alimenterà questo e dunque voglio vedere da parte di tutti partecipazione come c'è sempre stata perché tra rotazioni o qualche piccolo infortunio o qualche squalifica avrò bisogno veramente di tutta la rosa. Diceva lei sarà quasi un girone d'andata completo, a questo si aggiunge che in 6 di queste gare, compresa quella con il Chievo, il Lecce affronterà compagini che al momento occupano le prime 8 posizioni in classifica. Sì, questo è vero, però voglio dire poi fra 4 partite magari sarà diverso e di conseguenza io ho sempre grande rispetto per ogni avversario, non guardo mai la posizione che occupa, cerco di attraverso anche i miei collaboratori di studiare bene la squadra, lo stile di gioco che va a sviluppare, il momento psicologico che sta vivendo e dunque come si dico spesso una partita alla volta a prescindere dalla classifica ma valutando la qualità del gruppo che andremo ad affrontare e questo sarà il nostro principio perché secondo me così si costruiscono i campionati importanti cercando di fare bene una cosa alla volta.
Lei e Lanna siete due grandi ex del Chievo, da calciatore e da tecnico, che ricordi la legano alla società gialloblu? Ma sono sicuramente ricordi molto importanti. Io ho una mia storia personale che spesso ho ripetuto, dove devo solo ringraziare il Chievo per la possibilità che mi ha dato di ritornare ad essere un calciatore importante, di poter allenare in Serie A, e di questo sarò eternamente grato al presidente Campidelli e al direttore sportivo Saltori di questa grande possibilità che mi hanno dato, e a mister Del Neri, che è stato l'allenatore che sicuramente mi ha ridato forza e coraggio per riprendere una carriera che attraverso gli infortuni aveva subito uno stop importante. Per quanto riguarda Salvatore, ha fatto 10 anni al Chievo, è stato anche lui un capitano, ha vissuto tutta l'epopea, dunque anche lui è legatissimo a tutto l'ambiente. Con me ha vissuto anche da collaboratore, appunto come vice allenatore, nel percorso del Chievo, dunque sicuramente ci legano ricordi molto importanti che fanno parte e rimarranno sempre scolpiti nel nostro cuore. Ieri la notizia della morte di Maradona è stata una giornata molto triste per il mondo del calcio. Un pensiero, le chiedo proprio un pensiero su Maradona, e che cosa ha rappresentato per lei? Ma penso che Maradona per tutti gli amanti del calcio è stato qualcosa di speciale, qualcosa di unico, di irripetibile, figlio di un calcio sicuramente diverso, ma con una qualità, una genialità pari a nessuno. È stato un capopopolo per il Napoli, in cui ancora oggi tanti tifosi partenopei si riconoscono, dunque è un giocatore di assoluto valore, è veramente un genio del calcio. E posso raccontare un piccolo aneddoto per far capire cos'è Diego Armando Maradona. Mi ricordo che giocavamo in un Juventus-Napoli, era una partita molto tirata, eravamo 0-0 e noi vincemmo la gara proprio negli ultimi minuti con un autogol, e appena fischiò l'arbitro io era già un po' che fra virgolette marcavo Maradona perché volevo chiedergli la maglia. Mi ricordo che mi avvicinai e con lo sguardo diciamo triste mi disse: mi dispiace ma l'ho già promessa a Casiraghi, dunque ho mancato la maglia di Diego. Sarebbe stato un ricordo straordinario, ma ho ben impresso il fatto già, e sono molto orgoglioso di averlo fatto, di averlo affrontato in campo e di avergli potuto anche chiedere la maglia, anche se purtroppo poi quella volta non andò a buon fine perché un compagno mi anticipò. Dunque veramente riposa in pace Diego, perché sei stato fonte di ispirazione per tanti che amano il calcio e continuerai ad esserlo.